una sorta di rappresentazione di ciò che l'intellettuale sta facendo, ha fatto, e forse qualche piccolo punto di riflessione su quelli che possono essere anche gli strumenti migliori per rendere più efficace la lotta alla contraffazione. Vi porto innanzitutto degli esempi recentissimi che non sono ancora stati inseriti negli ultimi dati dell'analisi statistica, di una attività svolta recentemente nel 2018, sia nazionali che locali, e che richiamano in qualche maniera l'attività svolta rispetto all'altro. In questo caso è semplicemente un traffico nero di zucchero, dove lo zucchero proveniva probabilmente da paesi dell'est, circolava in Italia. Ed era particolarmente interessante nel momento in cui il settore vitivinicolo aveva bisogno di grano in qualche maniera. L'operazione ha condotto ad arresti e, come vedete dai dati, anche a un blocco di beni per 12 milioni di euro. Una seconda operazione che ha solamente risolto nella fase finale è quella di aver individuato alcune razze di berri, di razze danesi, utilizzate illecitamente per la produzione dei prosciutti a denominazione registrata in Italia. Ovviamente non erano razze lecite, non erano queste disciplinate di produzione, e la comunità ha portato, come vedete, al sequestro di 750.000 rocce di prosciutto, che ovviamente sono state poi commercializzate come prosciutto nazionale, nel senso che non aveva più i requisiti della denominazione d'origine, però sono state anche in qualche maniera sbarcate direttamente dagli stessi operatori che hanno riconosciuto in qualche maniera che c'è stata una irregolarità. 250 soggetti segnalati all'autorità giudiziaria. Due operazioni sinteticamente svolte in locale. E la commercializzazione indebita di pesche sciroppate nell'anno 2000 in alcune campagne. Recentemente la campagna delle pesche non è andata benissimo in Italia per problemi di gelate e così, per cui la grande distribuzione che aveva dei contratti per la vendita di pesche italiane non poteva più avvicinarsi attraverso dei soggetti particolari di pesche provenienti dalla Grecia e non soltanto dalla Grecia, non soltanto paesi dell'UE. Ovviamente queste pesche venivano introdotte in Italia attraverso alcuni porti del Brindisi e Lecce, venivano semplicemente travasati dai fusti contenenti lo sciroppo e le pesche sciroppate in vasetti più piccoli, che acquisivano fantasticamente l'indicazione di pesche italiane, non soltanto confezionate in Italia, ma addirittura pesche italiane. La grande distribuzione ovviamente in questo momento, in questa situazione, era parte lesa esattamente come un consumatore, e ha volontariamente, diciamo, tra virgolette, indotto in qualche maniera la ritiro dal commercio di queste pesche per circa 160.000 vasetti. Un'ultima operazione si è stata denominata passicchio, che è la sintesi dell'operazione, cioè l'espasso del ricchio. Era semplicemente del vino generico, vino bianco, che veniva commercializzato in bottiglie etichettate come Verdicchio dei Castelli di Chiesi e ovviamente spuntando un prezzo più alto, come diceva il dottor Masini. Chiaramente il consumatore era ingannato, perché l'etichetta, come vedremo anche dopo, non è soltanto un modo come presentare il prodotto, ma è sostanzialmente una sorta di contratto che avviene tra il produttore e il consumatore, soprattutto quando poi il rapporto non è diretto tra l'acquirente e il produttore, cioè la distanza è notevole nel tempo e nello spazio, e questo contratto deve essere rispettato. Un'etichetta sbagliata è una vera e propria inganno per il consumatore, non soltanto inganno dal punto di vista della salute, perché spesso danno sanitario e danno commerciale si intrecciano, dovrebbe essere diversamente. In questo caso sono stati sequestrati appena 150.000 litri di basso presidio, che è l'ultimo rimasto sul mercato da una campagna illecita di oltre 5.000 ettolitri di vino, che non è pochissimo. Questo ovviamente significa presentare sul mercato un prodotto che non aveva i requisiti del verdicchio. Il consumatore deve addirittura col tempo abituarsi a questo gusto diverso del verdicchio, non riconosce più quello originale, quindi sottrarre dal mercato il prodotto è una forma indiretta di educazione. Il cibo attrae
la malavita, soprattutto il cibo di maggior prestigio, e qual è il prodotto di qualità. La comunità europea individua prodotti di qualità come prodotto a denominazione di origine, cioè prodotti che hanno un aggancio al territorio, un prodotto che per noi, per la mentalità dei cittadini del Mediterraneo, è un prodotto tipico, è un prodotto che si lega al territorio, ha delle modalità di trasformazione, ha delle modalità di presentazione. Questi tre aspetti sono esattamente tre aspetti di una disciplina di produzione. Quindi vendere un prodotto che non rispetta la disciplina di produzione significa ingannare fortemente il concetto di tipicità, la storia della mentalità e della cultura dell'enogastronomia nazionale. Certo che qualcosa si potrebbe anche migliorare. Perché? Perché non abbiamo in realtà in Italia, se non recentemente, una magistratura preparatissima dal punto di vista del diritto alimentare. C'è un interesse fortissimo, ci sono dei corsi che vengono fatti anche poche per la magistratura nell'ambito della magistratura. Però i magistrati spesso sono operati di lavoro, per cui andare a seguire vicende come queste, o becchiamo un magistrato particolarmente interessante che ci segue, che ci stanno seguendo sempre di più, altrimenti spesso ne facciamo un muro nell'acqua, dobbiamo ritornare da un procedimento penale indietro su un procedimento di natura amministrativa, che non sembra esattamente lo stesso risultato, la stessa efficacia. Abbiamo ancora dei problemi, stanno in Italia, io ne ho contati 18, forse mi sto sbagliando, organi di controllo diversi che lavorano tutti sull'area alimentare e che probabilmente devono nel futuro individuare dei tavoli di coordinamento. Lo stiamo facendo, siate tranquilli, lo stiamo facendo, partita dalla Lombardia perché avete visto l'Expo, lo stiamo facendo in Emilia Romagna, lo seguiremo in tutte quante le altre regioni. Gli organi di controllo devono innanzitutto mettere da parte quella forma di gelosia che ognuno ha ovviamente nel proprio lavoro, questo bisogna dirlo, ma soprattutto mettere in comune le banche dati. In Italia esistono tante banche dati che non dialogano tra di noi. Avere il flusso, la condivisione del flusso dei prodotti che vengono dall'estero e metterlo a disposizione degli altri organi di controllo è un'operazione apparentemente banale, ma è fondamentale per poi lavorare con una certa efficacia. Voi sapete che nella pubblica amministrazione il numero delle persone che operano è sempre più scarso. E quindi dobbiamo inventarci, come dire, un modo intelligente di lavorare. Dobbiamo, non si sente più? Dobbiamo mettere a parte le generazioni, come dicevo, mettere in comune ciò che abbiamo inventato, cioè le banche dati. Sembra un'operazione banale, politicamente interessante, economicamente di piccola entità, eppure siamo ancora in queste difficoltà. Individuare un quadro sanzionatorio uniforme nei diversi stati membri, come ci ha detto il dottor Caselli nel quinto rapporto, gli stati membri non hanno la stessa idea di come prevenire le cose, dal punto di vista delle sanzioni, sono amministrative, sono penali, sono tutte penali, e che tipo di penalità si possono individuare secondo le reazioni. E utilizzare in qualche maniera lo stesso calcolare. Mi sembra strano, ma almeno una volta abbiamo utilizzato fino al termine frode, eppure non esiste una definizione di frode a livello comunitario. C'è una proposta e dice che mette in comune la frode laddove esiste un'inosservanza della legislazione. Che cos'è la legalità? La legalità si spiega soprattutto dicendo che cos'è legale, per venire fuori che cos'è la legalità. L'inosservanza della legislazione, l'induzione nel ruolo del consumatore. E quello che dicevo prima, vendere un prodotto per un altro significa ingannarlo anche dal punto di vista della consapevolezza della scelta, gli facciamo pagare di più un prodotto che non vale quello che sta costando. L'intenzionalità, la frode deve essere deliberata, cioè l'accidentalità della presenza di un principio attivo in un prodotto non può essere considerato una frode vera e propria, quindi esiste tutta una serie di... E ovviamente un profitto economico. In tutte le indagini svolte prima degli organi di controllo ci siamo sempre avvalsi in qualche maniera, ma ci stiamo lavorando costantemente, della guardia di finanza, perché laddove c'è una frode comunque c'è un flusso di denaro. E quindi andare a seguire il flusso di denaro significa anche individuare chi sono i liberi responsabili. Ora, adesso a parte, sicuramente parleranno dei nuovi sistemi che possono essere adottati, come la 221, il riciclaggio. Il riciclaggio è un reato particolare che comunque secondo me deve essere sempre associato molto spesso ai reati di frode. Quanto vale la
sono americano, vale 1,7 trilioni di dollari. Il trilione di dollari americano è 1.000 miliardi di dollari. Quindi moltiplicato 1,7 per 10 alla 12. Questo ovviamente individuando solo per l'area alimentare, la flotta con questo ridotto, con questo il costo che serve poi per la, tra virgolette, la rieducazione del consumatore, il costo della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. E gli impegni di varia natura. Eppure c'è una responsabilità, perché dire che siamo italiani, dire che mangiamo italiano, che siamo italiani, che siamo la macchina italiana, che sia pure una insomma, in qualche maniera, che siamo italiani, è un modo di vanto, e ci stanno imitando, ci stanno imitando tutto. Ci limita ovviamente nella parte che è più tipicamente nostra, che è il cibo. E l'agroalimentare è un asset tradizionale. Sul sito della DOR, che voi trovate sulla destra, che è IOOR, la Comunità Europea, ci sono tutte le discipline di produzione dell'Unione Europea, che sono tutelate all'interno dell'Unione Europea, compreso tra l'altro 10 prodotti a DOP cinesi che sono tutelati in Italia. E l'Italia, come vedete, è il primo tra gli altri. Soltanto di DOP abbiamo un quarto delle DOP europee, un quarto della produzione mondiale di generazioni registrate. Per cui per noi è una sorta di responsabilità dell'osservatorio, si parlava dell'offesa al Made in Italy, e per me è perfetto. Non è, quando noi difendiamo il Made in Italy, difendiamo qualcosa di più di un prodotto per il prodotto, difendiamo, come vedremo più avanti, qualcosa che va oltre il cibo vero e proprio. E purtroppo esiste ancora una sorta di difficoltà tra contraffazione e devocazione, sono due termini che spesso anche giornalisticamente vengono confusi. Esiste una differenziazione sostanziale, sono dei fenomeni diversi, hanno gli stessi effetti sul consumatore, però la contraffazione è proprio la sostituzione di un prodotto per un altro, diciamo la verità. L'evocazione è qualcosa che evoca. E che cos'è? Che cos'è l'evocazione? Non c'è una definizione di perché per me, tra l'esame, potrebbe evocare il parmigiano reggiano, questo abbiamo definito che è il parmigiano reggiano per tutti gli italiani e per tutto il mondo, per altri prodotti non potrebbe essere così. E la lotta alla contraffazione e alla vocazione deve utilizzare necessariamente strumenti diversi, cioè mentre la contraffazione è facilmente, diciamo, può utilizzare gli stessi mezzi di controllo e di contrasto a livello nazionale, europeo e mondiale, per l'evocazione la situazione è diversa. L'Italia standing è difficile, possiamo calcolare il danno, possiamo calcolare le modalità con cui si interfaccia dal punto di vista della bilancia commerciale, ma poi come andava a combattere in maniera definita. C'è una soluzione, ma perlomeno lo Stato membro parte spettacolo, ma parte dello Stato membro, perché da questo punto di vista siamo in tutto il mondo. Dalla Commissione Europea sono venuti in Italia a controllare come facciamo i controlli sulle denominazioni di origine e sono usciti entusiasti, al di là di qualsiasi aspettativa. Stanno venendo la prossima settimana, ci sarà una commissione della Bosnia e Herzegovina per copiare il sistema di controlli italiani. Fra 2 settimane verrà la Commissione Europea a controllare il sistema di rispetto delle dimentature in Italia e sono sicuro che uscirà abbastanza, come dire, soddisfatto. Non dico 100% perché non sarebbe onesto. Vi leggo soltanto la prima parte del regolamento 1151 sui prodotti di qualità e dice che i prodotti agricoli sono parte integrante del patrimonio culturale. Cioè quando noi consumiamo un prosciutto di Parma o consumiamo un giaruzzo, non è soltanto un prosciutto salato, dietro c'è una storia. Per noi parmigiano reggiano identifica una zona di produzione, una cultura, una storia disciplinare, voi avete non un'invenzione, non è un marchio, io non invento un marchio di un prodotto a denominazione d'origine, deve esserci una cultura, una storia dietro, per cui quando noi difendiamo i prodotti a indicazione geografica, sia DOP, IGP, andiamo a difendere un diritto di proprietà intellettuale, quindi la lotta che stiamo cercando di fare a livello internazionale sul prodotto a denominazione d'origine è la difesa non di un prodotto, ma la difesa di un diritto di proprietà intellettuale. E questo ci viene riconosciuto in maniera in tutto il mondo, non soltanto al di là degli accordi, eccetera, eccetera. Sono un diritto di proprietà intellettuale e quindi la difesa
dei prodotti di indicazione geografica possono creare un condizionamento negativo sul consumatore. Io mi ricordo che quando è arrivato in Italia alcuni anni fa l'olio spagnolo con gusto di guarda, ce n'era tantissimo in Italia, il consumatore si era, la suocera, si era abituato al gusto di guarda. E quando ha cominciato a sentire l'olio italiano, quasi non lo riconosceva più come un olio diciamo, apprezzabile. Per cui fare la lotta alla difesa dei diritti significa poi educare sostanzialmente il consumatore, è una forma di educazione implicita. Questa è l'attività dell'ispetto auto, per dirvi che in realtà questa è l'attività fatta soltanto in Italia, ovviamente, notizie di reato, contestazioni, diffide, la diffida è un nuovo strumento che stiamo mettendo in atto, che è una sorta di rilevo, ti metto in evidenza che cos'è che non va, un'etichetta sbagliata per esempio, ma sei ancora in fase di stabilità del prodotto, cioè ancora in produzione, io ti diffido a correggere, tu non paghi la sanzione, ma è un bonus che vale per una sola volta. Quindi anche questa è una forma di collaborazione con i produttori e sostanzialmente rispondo poi al criterio della durabilizzazione, della semplificazione e quant'altro. Un altro esempio, questo l'ispettorato, l'ispettorato del CQRF, che rappresento, è l'autorità competente in materia di vino, di olio, e l'Italia è l'unico paese al mondo che ha i registri telematizzati dell'olio, del vino, della pasta, dello zucchero, cioè quando un organo di controllo fa una verifica in un oleificio, sa già prima nella pasta numero 2 che tipo di olio è. Se al commercio si trova un olio che c'è scritto prodotto italiano o è stato affreddo, ma non telematicamente, cioè prima ancora di uscire dall'ufficio, i miei funzionari sanno che non ha mai acquistato l'olio italiano, non ha mai fatto, non potrebbe fare uso di quella denominazione, abbiamo un'analisi di rischio molto più accurata. E dal dicembre 2017 siamo anche all'autorità competente in materia di etichettatura. Non è poco, perché finalmente un'unica autorità competente decide sull'argomento. Prima del 31 dicembre 2017 le autorità competenti in materia di etichettatura erano tantissime. A volte le ASL, a volte le camere di commercio, addirittura i comuni, cioè il sindaco diventa dei piccoli paesi la competente in materia di etichettatura per magari l'unica azienda alimentare che esiste nel territorio, e questo non dico quale cosa potrebbe insomma in generale. E in più a livello europeo è stato individuato rispetto al con il food contact point, cioè il punto di contatto a livello europeo internazionale sullo scambio di informazioni in materia di prodotti. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso alcune, non so se riuscite a leggere, è scritto abbastanza piccolino, con una sorta di collaborazione scritta, quindi con una procedura vera e propria, per esempio con Amazon, eBay e Alibaba, che sono i principali marketplace attraverso questi tre sistemi di vendita online vengono venduti tutti i prodotti nel mondo. In Cina l'80% dei consumatori che acquistano prodotti alimentari acquistano online, negli Stati Uniti poco meno e in Italia il livello è in crescita. Questi sono i risultati. Nell'attività ex ufficio, che significa la produzione delle denominazioni registrate a livello comunitario, abbiamo 378 casi con Alibaba, con il contatto vitivinicolo e un modo di scambio di informazioni tra gli operatori di controllo del settore vitivinicolo. Il successo è immediato, 1000 oltre attività svolte o risolte, cosa che prima non avveniva, perché se dovevamo individuare un falso verdicchio in Germania dovevamo passare attraverso l'ambasciata, e il risultato era spesso, cioè l'informazione arrivava ma non sapevamo mai in realtà che cosa era stato fatto, nel senso che tutto era stato fatto. La crescita dell'e-commerce è a due cifre all'anno. Secondo lo studio Casaleggio e Associati 2018, la crescita, come vedete, aumenta di anno in anno, cioè un numero di consumatori comincia ad acquistare prodotti online e forse soltanto online, perché è semplice, divertente, lo posso confrontare dopo aver messo nel negozio e così via, soprattutto poi la parte più giovane della popolazione, quindi mi interfaccio come diceva la Tommasini prima. Ma non dobbiamo dimenticare che mentre per me, per esempio, l'offline, potete, me come dato,
potrebbe sembrare un mondo a parte, in realtà l'online e l'offline sono due dati molto legati tra di loro. I due dati che vi dico sono sintomatici. Alibaba, che vendeva soltanto online, prodotti alimentari, ha investito 8 miliardi di euro di dollari, quindi non Ruscolini, nell'acquisto di negozi fisici. E Amazon, per 13,7 miliardi di dollari nel 2017, ha acquistato l'intera catena Whole Foods nel biologico. Cioè, a questo punto, la suddivisione che veniva fatta da online e offline sostanzialmente è scomparsa. Cioè, la lotta non possiamo farla più soltanto sul terreno, nelle aziende agricole o nei produttori italiani, la dobbiamo fare necessariamente anche su tutto che viene all'estero, non posso dire due ricordi su ciò che succede. Vi faccio un esempio. Recentemente, il dato è già stato accurato, quindi lo posso rappresentare, 28 siti ucraini hanno cominciato contemporaneamente, cioè non è stato un fatto, come dire, è un fatto coordinato, ovviamente. 28 siti, su 28 siti ucraini si è venduto questo prodotto. È un grano padano eliminato. Cioè il grano padano, una volta che è stato eliminato, non è più grano padano, ovviamente. Lo possono chiamare formaggio, non lo possono chiamare formaggio eliminato, non lo possono chiamare grano padano eliminato. Per cui il consumatore ucraino pensava di acquistare in qualche maniera del grano padano in maniera corretta. Non è più un prodotto di migrazione di legge, è stato eliminato perché non ha più quelle caratteristiche, quindi non può essere commercializzato in questa maniera. Tra l'altro è venuto una ditta che si chiamava Leone, quindi richiamava in qualche maniera, c'è la bandiera italiana. Che cosa si fa in questo caso? Certo, dovremmo andare in 28 magazzini, se esistono magazzini in Ucraina, a sequestrare il prodotto. Non è facile, è un costo notevole per il consumatore. Abbiamo semplicemente indotto l'Ucraina ad oscurare quei siti. Cioè, 28 siti, su quei 28 siti il consumatore non vede più il prodotto, una sorta di sequestro virtuale, quindi non può essere più acquistato. Abbiamo ritrovato anche casi abbastanza particolari, come un parmesano senza lattosio, senza glutine, vegetariano e vegano. Un altro caso di un prodotto che si chiama Parma, e anche in questo caso è un prodotto individuato come vegano. Ma la cosa anche più interessante, anche perché fortunisticamente interessante, poi per un ancoretano la vendita di ciauscolo vegano, che è una contraddizione terribile, cioè il prodotto è un salame con un prodotto vegano. Tra l'altro con i colori dell'etichetta che non ricordano la bandiera italiana, però con i colori bianco, rosso e verde, posizionati in una certa maniera, danno molto prodotto sia effettivamente un prodotto. Che si fa in questi casi? Dove andare là se questo è il prodotto? Semplicemente ce l'ha misurato, il consumatore non conta più. Cioè potrebbe ritornare in commercio purché non sia venduto il prodotto. E se è vegano lo chiamate come prodotto vegano. Il problema è che la normativa anche in questo caso non ci favorisce, perché in Italia abbiamo Italia, Francia e Spagna anche una definizione salario, farciccio, eccetera, ma non siamo, per esempio in Italia manca ancora di senso di specchio. Vi faccio un esempio, che cos'è lo specchio? Esiste lo specchio dell'alto Adige, ma non c'è una definizione di specchio. Cioè, non c'è una definizione di altri prodotti diversi da quella denominazione di origine. Recentemente è stato affrontato quello del culatello del cipello, e è stato definito anche che cos'è il culatello. Con la stessa norma abbiamo definito il prodotto della denominazione di origine e la denominazione di origine. E poi alcuni casi come la mortadella Bologna, marchio morte, vabbè, questo è un caso, ma spero che non sia un viso o un valore premium. E l'ultima slide che vi ho fatto vedere, che forse mi sono anche dimenticato al tempo per scuso, è un fenomeno che si sta verificando su alcuni siti cinesi. Su alcuni prodotti, immaginate un formaggio a pasta dura, dove si mettono insieme i 30 grammi, il primo 2 grammi significa fazzoletto, il secondo 2 grammi significa cavallo, il secondo 2 grammi significa foresta. Quindi il consumatore cinese legge, non so che cosa capirà, però sono 30 grammi che significano messi insieme, che non hanno, almeno per noi non hanno significato. Proviamo a leggere in cinese, non che conosco il cinese, sono fatto in Italia. Famo scena.
parmesano, parmigiano, la trasliterazione, cioè il consumatore a quel punto quando compra quel prodotto lo legge parmigiano o parmesano. Se l'ultima parola questa fosse scritto ministro sarebbe tutto parmaceli parmigiano. Quindi insomma sono nuove frontiere da affrontare e dovremmo farlo anche con la collaborazione non solo di altri produttori ma anche con l'osservatore e qualcuno che ci dà prodotto. Grazie a tutti.